Ok, ci siamo. Ok, ci siamo. Buongiorno a tutti, buongiorno agli ospiti. Buongiorno. Buongiorno soprattutto a chi ci segue da casa e ai Buongiorno. giornalisti che sono presenti. Benvenuti alla conferenza stampa di presentazione del candidato sindaco della città di Nardò, Carlo Falangone. Carlo e tutta la squadra hanno voluto tenere questa conferenza online per rispettare le restrizioni dovute alla pandemia in corso e permettere così ad ognuno di voi di poter partecipare. La conferenza procederà in questo modo. Interverranno la coordinatrice di Nardò Progressista, Alessandra Boccardo, il vicepresidente del Consiglio regionale della Puglia, Cristian Casili, il coordinatore dell'associazione Futuro Comune, Cosimo De Cupertinis, la deputata Soave Alemanno, l'europarlamentare Chiara Gemma, e concluderà il candidato sindaco Carlo Falangone. Successivamente ci sarà lo spazio per eventuali domande da parte dei giornalisti presenti. Passo subito la parola ad Alessandra Boccardo. Prego. Buongiorno a tutti e a tutte. Per chi non mi conoscesse, sono Alessandra Boccardo, coordinatrice di Nardò Progressista, un'associazione politica nata dopo le scorse elezioni amministrative, quelle del 2016, con l'obiettivo di contribuire alla ricostruzione del centro-sinistra qui a Nardò. Ho accettato di buon grado l'impegno e la responsabilità in questa nuova realtà e anche grazie al supporto di un gruppo di amici storici con i quali condivido una provenienza politica che sempre rivendico con orgoglio. Abbiamo pensato che sarebbe stato davvero un peccato disperdere questo patrimonio di esperienza, di valori, di passioni comuni, senza metterle al servizio di un progetto per la città. Un progetto sicuramente differente, alternativo rispetto a quello proposto dall'attuale amministrazione di Mellone, nella quale noi chiaramente non ci riconosciamo. Il nostro modo di intendere la politica è profondamente diverso da quello che siamo stati abituati a vedere fino a questo momento. Non è quello della politica di corto respiro, né quello dell'ostentazione di ciò che è stato realizzato, indipendentemente poi dall'utilità per la comunità e quindi per Nardò. Riteniamo invece che la politica, l'amministrazione della città, è molto legata al concetto di sostenibilità economica, ambientale e sociale, aspetti sui quali l'amministrazione Mellone in questi anni ha dimostrato di essere poco attenta, poco sensibile. Ma ora non voglio dilungarmi sul programma che sicuramente il nostro candidato sindaco poi spiegherà e andrà a spiegare e ad illustrare in maniera precisa e oggi, ma anche durante la campagna elettorale. Più che altro ora vorrei soffermarmi sulle ragioni, sui motivi che ci hanno portato a sostenere e a proporre la candidatura a sindaco di Carlo Falangone. Ecco, innanzitutto direi che la scelta è stata molto naturale tra tutte le ipotesi in campo, sia perché Carlo viene da un'esperienza politica di centro-sinistra, sia
sia perché abbiamo condiviso questo progetto di ricostruzione di una sinistra vera a Nardò, una sinistra che ormai manca da tanti anni, della quale ormai non si può più parlare in questo paese. E un ultimo motivo, non meno importante, non ultimo perché meno importante, è comunque la consolidata esperienza amministrativa che Carlo ha acquisito nel corso di tutti questi anni. Quindi tutte queste caratteristiche ci hanno portato a pensare, a farci credere che quella di Carlo fosse la figura più adatta a ricoprire questo ruolo di rappresentante del centro-sinistra a Nardò e che fosse anche una maggiore forza aggregante, ecco. E in questa campagna elettorale una novità importante è sicuramente il dialogo intrapreso con gli amici del Movimento 5 Stelle, in particolare con il vicepresidente del Consiglio regionale Cristian Casili e con l'onorevole Soave Alemanno, con i quali condividiamo appunto questo progetto, questo importante progetto politico. Io ho messo a disposizione la mia candidatura nella lista di Nardò Progressista, della quale, come ho detto, sono coordinatrice. Ho fatto questa scelta per senso di responsabilità, per spirito di servizio, ma anche perché alla luce dell'importante risultato conseguito alle scorse elezioni amministrative, ho ritenuto che tutte quelle persone che hanno riposto fiducia in me, e votandomi appunto, ora meritassero un rinnovato impegno da parte mia. Io sono fermamente convinta, ne sono proprio convinta, che ci sia una parte di Nardò che chiede e aspetta di essere rappresentata diversamente, che non si è mai riconosciuta nei metodi e nelle scelte dell'attuale amministrazione. C'è un'altra parte di Nardò per cui vale la pena impegnarsi e essere presenti in prima persona per colmare quel vuoto di rappresentanza che ormai persiste da tanto tempo, affinché si possa ritornare a ritrovare, diciamo, quell'interesse e quella passione per una politica vera. Grazie Alessandra. Niente. Passo subito la parola a Cristian Casili. Grazie Salvatore, buongiorno a tutti, saluto naturalmente gli organi di stampa e tutti gli amici presenti in questa video call. Purtroppo in tempi di Covid, diciamo, siamo costretti ad utilizzare questi strumenti che permettono tra l'altro di arrivare anche più facilmente all'interno delle case dei nostri concittadini. Io sono veramente entusiasta di quello che stiamo facendo, perché questo progetto nasce non con il corto respiro, ma è un progetto che va oltre l'importante campagna elettorale per le prossime amministrative a Nardò. È un progetto fatto di persone per bene, è un progetto che guarda a una Nardò contemporanea. In questo sono felice che ci sia il Movimento 5 Stelle all'interno delle altre forze politiche che compongono questa coalizione, perché Nardò ha bisogno anche di nuove visioni. Una Nardò che guardi al futuro deve per forza guardare anche ai tanti giovani che noi stiamo cercando di inserire all'interno delle nostre liste. Quindi alla base non c'è nessuna alchimia o stregoneria nel momento in cui abbiamo deciso di preparare le liste che compongono appunto la coalizione. Il Movimento 5 Stelle sicuramente avrà un peso specifico importante. Abbiamo creato un gruppo di persone, come vedete, dalle anche preparazioni, che hanno una certa preparazione. Carlo proviene da una storia importante a livello amministrativo, ha ricoperto importanti ruoli, ma anche Alessandra, tantissime altre personalità, donne e uomini che ci daranno una mano per un risultato che noi ci auspichiamo sia un grande risultato, un risultato importante. Nardò ha bisogno anche di una certa riappacificazione, ha bisogno di un modo di vedere la politica che guardi a una città che ormai è collocata e situata tra le città più importanti. Penso al turismo,
Penso all'agro di Nardò, che è uno degli agri più importanti della nostra provincia e che quindi deve puntare anche a una agricoltura che guardi alla contemporaneità. Penso a quello che si sta facendo e che si sta preparando anche a livello regionale per infrastrutturare bene il nostro territorio e far arrivare l'elettrificazione su ferro anche nell'importante, in quello che era un importante snodo della parte ionica, cioè la nostra città. Tanti sono gli argomenti, ma io li lascerò poi a Carlo. Di fatto noi abbiamo la giusta forza e il giusto entusiasmo per interpretare questa campagna elettorale che si preannuncia molto complicata. Di fatto siamo e rappresentiamo, credo, nello scenario comunale l'unica coalizione che abbia una linearità rispetto a quanto avviene a livello regionale e a livello nazionale. Di questo ne abbiamo parlato con Carlo, che ha accettato il nostro invito, perché uno dei presupposti più importanti è creare una filiera istituzionale che abbia una coerenza da Nardò a Bari fino a Roma. E oggi il Movimento 5 Stelle, che è chiamato a costruire questo nuovo polo progressista che guardi ai grandi temi del nostro paese, in questo caso penso della nostra città, ci dà ancora più forza. E devo dire la verità, ho accolto anche l'entusiasmo da parte dei miei colleghi, non solo a Bari ma anche a Roma. Qui c'è Suave Alemanno, ma c'è anche Chiara Gemma. Credo che Nardò sia un bel esperimento per i cittadini, un esperimento che crescerà sempre di più, perché, ripeto, uno dei presupposti per cui è nata questa esperienza a Nardò è quello di preparare un gruppo di persone che sappiano interpretare i prossimi anni. Questa è una delle forze più grandi che ha, che rappresenta, diciamo, la coalizione, perché costruire nella scia, ripeto, di quello che avviene a livello regionale, a livello nazionale, è molto importante. Permetterà a tanti ragazzi che oggi sono fuori o che si sono disinteressati delle questioni locali di essere coinvolti e di farli maturare, di farli crescere, perché una città senza il coinvolgimento dei giovani non può sicuramente guardare al futuro. È un ossimoro, è una contraddizione in termini nel momento in cui lasciamo i giovani fuori dalla possibilità di migliorare la propria città. E devo dire la verità, quando ci siamo seduti i primi giorni a ragionare su questo percorso, c'è stata subito grande sintonia. Per cui per sciogliere ogni dubbio che nasce nel momento in cui si preparano amministrative, soprattutto in un comune particolare come quello di Nardò, dove le situazioni politiche sono molto fluidi, a volte anche contraddittorie, noi rappresentiamo quello che è invece più lineare, il discorso più lineare possibile. Cioè una coalizione che è pronta a collaborare con gli organi locali, regionali e nazionali, e di questo devo dire anche l'attuale ruolo che ricopro, che è un ruolo molto particolare di garanzia e che ci prepara ad affrontare anche questi prossimi 5-4 anni a questo punto in regione, sarà molto utile per Carlo, sarà molto utile per tutta coalizione e per tutti coloro che decideranno da qui nei prossimi giorni di farne parte. Quindi io, diciamo, vi ringrazio e lascio la parola a chi segue. Grazie Cristian. Passo subito la parola al coordinatore di Futuro Comune, Cosimo De Cupertinis. Prego, Cosimo. Buongiorno a tutti, sono onorato di rappresentare in questa sede il Movimento Futuro Comune. Colgo l'occasione per salutare gli amici riformisti e gli amici del Movimento 5 Stelle, con i quali abbiamo deciso di sostenere la candidatura a sindaco di Carlo Falangone per la nostra città. Si tratta, l'abbiamo detto tante volte, lo ripetiamo, di una rivoluzione gentile, in un contesto storico in cui ci viene chiesta agli amministratori, ma viene chiesta a tutta la classe politica, delle risposte celeri ma soprattutto tangibili
per quelli che sono i problemi sociali ed economici che stiamo vivendo, che il nostro paese sta vivendo. Ci riferiamo alle famiglie, ai bisogni dei commercianti, alle piccole imprese che hanno deciso di investire nel nostro territorio. La volontà di scendere in campo con i nostri candidati in questa tornata elettorale nasce dall'esigenza di ridurre il campo a quello che è una politica autoreferendaria, ma priva di qualsiasi contenuto. Siamo convinti che la candidatura a sindaco di Carlo Falangone, per quella che è la sua esperienza politica, per quella che è la sua maturità, ma soprattutto la sua coerenza, rappresenti per Nardò una forte coalizione identitaria e trasparente. Grazie Cosimo. Grazie a voi, vi auguro una buona giornata. Grazie. Anche a te. Passo la parola alla deputata Soave Alemanno. Prego Soave. Grazie, grazie a tutti, buongiorno a tutti. Come sapete, da 3 anni ormai io ho l'onore di rappresentare la mia comunità in Parlamento alla Camera dei Deputati e in questi anni ho cercato sempre di portare la voce del mio territorio e della mia città, sia in aula che in commissione, avendo ben presente i problemi ma anche le innumerevoli risorse della mia terra. Però io credo che mai, come in quest'ultimo anno, è stato chiaro a tutti come gli enti locali, comuni in primis, siano fondamentali per far sentire la presenza dello Stato ai cittadini. E il comune, prima ancora che le province e la regione, è l'anello di congiunzione tra le istituzioni centrali e il popolo italiano. È anche quindi un presidio istituzionale fondamentale che custodisce le tradizioni e la cultura, l'identità e la capacità di innovare e è anche in grado di rendere vivo tale il nostro paese. Sappiamo bene che i comuni sono chiamati quindi a farsi carico di necessità e istanze dei cittadini stessi. E quando quest'anno l'abbiamo toccato con mano, soprattutto perché ci troviamo segnati da questa emergenza sanitaria e da una crisi economica e sociale che in effetti non ha precedenti. Da quando il Movimento 5 Stelle è al governo, i comuni e naturalmente anche il comune di Nardò hanno ricevuto ingenti finanziamenti per poter attuare tutti quegli interventi che da anni si attendevano. Quindi non solo, molte risorse che lo Stato ha erogato in questa crisi sono arrivate direttamente ai comuni per poter essere distribuite ai cittadini. E possiamo fare l'esempio, non lo so, dei bonus spesa che hanno aiutato milioni di cittadini a far fronte alle necessità di base, ma potremmo fare anche tanti e tanti altri esempi. E in questo quadro io credo che sia importante che il rapporto tra istituzioni centrali e il comune si sviluppi in un clima di reciproco rispetto, premessa fondamentale per una proficua collaborazione che chiaramente va a tutto vantaggio dei cittadini. Da parte mia posso assicurare che non mancherà, come mai è mancato fino ad ora, l'ascolto e l'impegno, proprio per facilitare i rapporti con i ministeri e le interlocuzioni con le istituzioni centrali. Spesso con Cristian abbiamo fatto queste considerazioni e saremo davvero felici tutti quanti insieme di vedere finalmente Nardò amministrata da una persona preparata, con esperienza come Carlo Falangone. Sarebbe davvero un cambio di passo e un salto di livello. Altra considerazione, in questi giorni il piano vaccinale è ripartito ed io spero possa portarci quanto prima fuori da quest'incubo che è il Covid. Per questo è necessario però pensare anche al dopo, programmare una ripartenza, anche e soprattutto economica, di Nardò e del Salento. E sempre in questo quadro che ho appena citato, quindi della leale e della reciproca collaborazione, si inserisce anche il mio impegno diretto. Impegno diretto ad imprimere un'accelerazione, per esempio, un lavoro di questi ultimi giorni, nell'attuazione concreta delle zone economiche speciali, le cosiddette ZES, che è una fondamentale leva per la ripresa del paese, in particolare anche per il futuro del Mezzogiorno. Una ZES che, se pensate bene, vede coinvolta la nostra zona industriale di Nardò Galatone, che rappresenterà in questo momento un importante volano per il nostro sistema produttivo locale. Ma questo è anche un momento davvero significativo, anche per l'allocazione delle risorse del PNRR, il famoso Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza,
che dobbiamo saper declinare in primis in chiave di transizione ecologica per tutelare il nostro prezioso territorio, ma anche perché dobbiamo saper utilizzare in modo strategico le risorse per offrire alle future generazioni un paese più innovato, con più possibilità di sbocchi professionali, con servizi capillari ed efficienti e che sappia offrire pari opportunità ai giovani e anche alle donne, che da sempre penalizzate dalla mancanza, per esempio, di infrastrutture sociali. Abbiamo vissuto un anno particolarmente difficile, lo sappiamo tutti. Sicuramente ancora per qualche mese ci saranno questi sacrifici, ma la ripartenza è a portata di mano, anche per Nardò. E quindi per concludere dico che spero davvero che i nostri concittadini sceglieranno di farsi guidare dalla persona giusta, una persona che incarna i valori e i progetti che io vi ho appena elencato, che crede fermamente nella legalità e nel rispetto delle posizioni politiche ed anche delle opinioni altrui e che desidera soltanto mettersi al servizio della propria città che ama profondamente. Bene, per tutti quanti noi e in primis per me questa persona è Carlo Falangone. Quindi in bocca al lupo, grazie a tutti. Grazie Soave. Passo la parola all'europarlamentare Chiara Gemma. Prego Chiara. Grazie Salvatore, e un saluto a tutti i presenti e a tutti coloro che ci stanno ascoltando. Per me è davvero un onore oggi essere qui alla presentazione di Carlo, che per la nostra città, dico nostra, sicuramente rappresenterà un fiore all'occhiello. Il mio legame con Nardò è stato forte nel passato, ma lo è ancora oggi per i legami che mi tengono sempre più unita a questa città. E vengo velocemente ad un mio intervento, partendo da una considerazione molto, molto semplice che vorrei condividere con voi. Da quando ho iniziato questa esperienza politica ho conosciuto tante persone, ho ascoltato tante persone e ho imparato, come dicevo, una cosa molto semplice, cioè quella secondo cui per fare politica non occorre urlare, non occorre sbandierare slogan, occorre semplicemente ascoltare, fare quello che Cosimo ha detto rivoluzione gentile, sì, una parola forse anacronistica per i nostri tempi, ma che sicuramente ci dà la misura per un modo di fare politica oggi diverso. Non si tratta, a mio avviso, di imporsi contro qualcuno. Per governare non occorre appunto governare contro qualcuno o essere alternativi per forza, come diceva Alessandra prima nel suo intervento. A mio avviso per governare occorre essere per qualcuno e con qualcuno. Queste due particelle a me sono sempre state molto a cuore per ogni azione, per le azioni politiche lo credo che lo siano ancora di più. Il per sta ad indicare il fine per il quale occorre mettersi in moto e rilanciare una città che evidentemente è stata sopita per alcuni aspetti, è stata trascurata per altri. Quindi il fine che oggi Carlo interpreta facendo sintesi grazie al contributo di Nardò Progressista e Futura Comune è sicuramente una maniera per avere dritto il proprio passo senza perdersi in rivoli e senza perdere di mira l'obiettivo che si vuole conseguire. E poi il CON sottolinea fortemente che cosa? La dimensione dell'essere sempre insieme, del condividere con la gente del paese, con tutte quelle famiglie, quegli anziani, quei giovani, quei bambini che oggi più che mai hanno bisogno di ascolto, hanno bisogno di risposte. Alla gente penso che piaccia, alla gente comune, alla gente della piazza, credo che oggi interessi non una politica sui generis, ma quella che a me piace definire la politica del quotidiano, del feriale,
non della festività, non quella della campagna elettorale che si erige, sbandiera, reclami. No, quella non interessa più a nessuno perché abbiamo visto come sia stata e sia fallimentare. La politica del quotidiano è quella dell'ascolto, della prossimità, della vicinanza, della capacità di interpretare i bisogni, quelli che oggi realmente stanno a cuore alla gente comune. Allora nessuno può e nessuno deve restare indietro. È sempre stato per noi del Movimento 5 Stelle la nostra bandiera, il nostro modo di vivere, il nostro modus operandi. Allora l'impegno e il sodalizio che dà valore, a mio avviso, ad ogni azione politica sta in quelle due particelle. Per il sociale sicuramente, ma con il sociale. Dobbiamo lavorare a stretto contatto con il sociale. Per i giovani sicuramente, ma insieme ai giovani, per quel loro diritto a ricostruire e a sperare in un nuovo futuro, in una possibilità altra che la vita e Nardò può dare. Per la scuola e, aggiungo, con la scuola. Oggi più che mai l'aspetto educativo è stato fortemente compromesso, sta dimostrando tutta la sua fragilità. Allora l'impegno per essere prossimi alle famiglie, agli insegnanti, agli studenti deve essere massimo per questa città. E poi per la salute e con la salute. E Carlo ha fatto riferimento in alcuni suoi interventi ad un sistema sanitario di prossimità che sicuramente può dare un contributo diverso a tutte quelle famiglie, penso alle famiglie con figli autistici, penso alle famiglie con figli disabili in generale, che è un tema a cui sto lavorando e che mi sta per molto a cuore. Per fare allora tutto questo servono capacità, serve lungimiranza, serve saper cogliere le opportunità, serve investire. Ma per fare investimenti, come ha detto molto bene Soave, serve che il comune sappia programmare il suo futuro e soprattutto sappia progettare insieme alla regione, insieme alla nazione, insieme all'Europa. E vengo allora rapidamente a Carlo. Carlo è persona per bene, voglio subito dirlo, ed è stata la prima impressione che ho avuto quando l'ho conosciuto. Da sempre sappiamo impegnato in politica, ha saputo attestare negli anni, a mio avviso, 3 P. Quali sono quelle 3 P? La passione, sicuramente, per la sua città, la preparazione, che è una dimensione non secondaria quando si decide di fare politica, e la prossimità, che ha sempre attestato e che sono certa continuerà ad attestare nel suo operato. Un uomo, a mio avviso, capace di fiutare Nardò e Nerettini per fare sintesi ed esaltare le potenzialità di questa città ricca di cultura, di tradizioni, di arte, di ambiente. Capace quindi di immaginare, a mio avviso, una Nardò diversa, una Nardò capace di essere città in transizione. Oggi la parola transizione è una di quelle parole che più tirano e che più ci stanno a cuore, e quindi una città sempre più culturale, sempre più inclusiva, sempre più ecologica, sempre più digitale, sempre più turistica. Le nostre coste sono davvero un patrimonio, un thesaurus che non possiamo far disperdere e che non possiamo far conoscere all'intera nazione, ma anche al di là della nostra nazione. Bernardo Carlo Falangone c'è, come c'è la sua squadra, come ci sono le coalizioni che hanno deciso di sostenerlo, come ci sono io. In bocca al lupo allora a Carlo, e spero di incontrarci presto in presenza, perché sicuramente la nostra presenza e la nostra fisicità ci darà la possibilità di far sentire ai cittadini di Nardò tutta la nostra vicinanza. In bocca al lupo, grazie. Grazie Chiara. Passo la parola al candidato sindaco Carlo Falangone. Prego Carlo. Ciao a tutti e un cordiale benvenuto anche ai nostri cittadini che sono collegati per questa diretta per la presentazione della mia candidatura a sindaco della città di Nardò. Non è facile parlare dopo le belle parole che sono la stima
che sono state riferite alla mia persona. Ringrazio in particolare i giornalisti e tutti gli operatori della stampa che soprattutto in questo particolare momento, l'abbiamo detto, consentono una costante quotidiana informazione e di entrare soprattutto nelle case dei nostri concittadini. Ti tengo a ringraziare innanzitutto di vero cuore coloro che hanno proposto la mia persona a candidato sindaco, e mi riferisco al Movimento Futuro Comune, Nardò Progressista e Movimento 5 Stelle, che mi sosterranno in questa importante sfida e che nella presentazione hanno espresso quali sono le ragioni del loro convincimento e sostegno alla mia persona. Ma mi sia consentito di fare un ringraziamento di cuore ad Alessandra, a Cosimo, a Cristian, nostro vicepresidente del Consiglio regionale, e poi anche alle altre due donne speciali che ho avuto in questi giorni l'onore e il piacere di approfondire la loro amicizia, mi riferisco all'onorevole Soavea Alemanno e in particolar modo poi alla professoressa Gemma, onorevole parlamentare, cara Gemma, quindi grazie per quanto avete detto, grazie veramente di cuore. Quello che voglio dire ai cittadini, di cui ne sono fermamente convinto, e che le liste che mi sosterranno non sono solo dei simboli, ma sono rappresentate da persone che hanno vissuto, come voi stessi vi siete resi conto dagli interventi che hanno fatto, e vivono la politica come servizio per la città, con un bagaglio di competenze, idee e progetti fondamentali per la crescita della nostra comunità. E per queste ragioni che ho accettato questo impegno, perché sono stato da subito contaminato dalla loro passione, dalla loro freschezza di idee e dalla concreta possibilità di migliorare Nardò. So già che questo impegno comporta una grande responsabilità e uno sforzo immane, ma sono consapevole che ancora una volta avrò l'opportunità di essere vicino ai miei concittadini, ai loro problemi e a lavorare insieme a tutti loro per il futuro della nostra comunità. Voi lo sapete, nel mio percorso politico ho sempre creduto nella solidarietà e nel confronto. Lo dicevano prima gli amici che mi hanno preceduto e che mi hanno già fatto l'analisi del DNA da quello che hanno detto. Ho sempre creduto alla partecipazione e alla coesione sociale, e sono valori che dobbiamo riscoprire abbandonando personalismi, egoismi e contrapposizioni sterili. Nardò ha bisogno, è stato detto, non di una rivoluzione ma di pacificazione. Io ci credo in questo. Nardò ha bisogno non di accuse ma di idee. Nardò ha bisogno non di slogan, ma di progetti concreti. La nostra città è un territorio straordinario, con grandi peculiarità e potenzialità che solo una visione lungimirante può valorizzare al meglio. Una visione però che dobbiamo costruire insieme. L'impegno di ognuno di noi può determinare una svolta per il futuro, per mettere finalmente al centro del nostro agire quotidiano il bene comune. Il bene comune che è lo sviluppo sostenibile del nostro territorio, i nostri bisogni di socialità, di qualità della vita e dei servizi pubblici. E il modo migliore per affrontare questi temi è l'ascolto e il costante confronto con gli altri, prima di ogni decisione. Siamo in un particolare momento della nostra vita. Una pandemia che ci sta mettendo in ginocchio e sta cambiando il nostro modo di vivere, di rapportarci con gli altri. Ti fa fatica a sperare, timore per la propria salute e quella dei propri cari.
incertezza del lavoro e del reddito e attanagliano quotidianamente tantissime famiglie. Per non parlare poi del tessuto produttivo messo in ginocchio da un anno a questa parte. E a loro va tutta la mia vicinanza e solidarietà. E ne approfitto per fare un appello a tutti i cittadini e soprattutto ai giovani di evitare gli assembramenti, di utilizzare tutti i consigli e dispositivi utili a evitare il contagio. Guardate, in questi giorni a Nardò i contagi sono aumentati in maniera esponenziale e sappiamo quanto è grave il rischio di essere contagiati da questo maledetto virus. Ognuno di noi ha la responsabilità di tutelare la propria salute, ma soprattutto quella di chi vi sta intorno, dei propri cari, degli amici, delle persone che conosciamo. E ritornando alle cose che voglio dirvi, io penso che bisogna agire tutti insieme per dare risposte proprio per chi sta in difficoltà e sta soffrendo, e non è più tempo delle mezze misure e delle divisioni. È un tempo di un impegno forte e comune. E sono queste le ragioni in cui credo e che mi hanno spinto ancora una volta a scendere in campo, mettendomi a servizio della nostra comunità. Sono onorato della fiducia che avete riposto in me in questi anni e penso di dare tutto me stesso per onorarla ancora una volta. Sono convinto ancora che questa coalizione riformista e progressista possa davvero offrire una svolta per la città. Lo dico perché dietro a questi simboli, lo diceva prima il vicepresidente, non ci sono manovre di palazzo o altre alchimie, ma un progetto politico serio che ha come obiettivo quello di dare un buon governo a Nardò. Nelle prossime settimane chiameremo a raccolta associazioni, professionisti, commercianti nel rispetto della situazione in cui ci troviamo e con tutti coloro che vorranno dare il proprio contributo per costruire insieme il programma per amministrare la città. Sarà un programma condiviso e collettivo, chiaro e ben delineato. La priorità sarà quella di cercare la giustizia sociale nei provvedimenti quotidiani, soprattutto nei confronti di chi è più debole. Allo stesso tempo vogliamo rendere Nardò una città piena di opportunità dove chi ha un sogno possa realizzarlo. Vogliamo creare uno spazio di dialogo, di ascolto, aperto a tutti. Sviluppo sostenibile, salvaguardia dell'ambiente e servizi alla persona e alle famiglie. Infrastrutture sociali, turismo, innovazione e politiche giovanili. Partiremo da qui. Un'attenzione particolare la voglio riservare ai giovani della nostra città. Essi rappresentano il motore e il futuro in termini di competenze e di idee positive. A loro bisogna riservare ruoli primari per realizzare i propri progetti. E per fare questo ovviamente bisogna che essi per primi trovino l'entusiasmo e la passione per mettersi in gioco. Il nostro impegno deve essere quello di assecondarli e accompagnarli perché vedano realizzati i propri obiettivi. Dobbiamo essere consapevoli che per questa città non può esserci il futuro se non riusciamo a fermare l'esodo dei nostri figli, dei nostri giovani. Sono giovani di qualità, legati alla nostra Nardò e a cui dobbiamo offrire sogni e speranze. Sono, e di questo ne dobbiamo essere convinti, gli interlocutori naturali per un ricambio politico generazionale. Sento infine il dovere e la necessità di fare un appello a tutte le forze democratiche e progressistiche con cui condividiamo i valori. Abbiamo la responsabilità in questo particolare momento di dare un segnale ai nostri concittadini e agli elettori. Solo con l'unità
si possono creare le condizioni per dare a questa città la possibilità di un riscatto e un'alternativa fermamente sperata e necessaria. Dialoghiamo, confrontiamoci, perché oggi come non mai c'è bisogno di unità e confronto. Da parte mia e dell'intera coalizione c'è la completa disponibilità. Sono convinto che insieme potremo fare del bene per la nostra Nardò, ripartendo dalla buona politica e pensando ad un futuro migliore per la nostra città. Evviva Nardò! Io credo. Grazie, Carlo. I passi ci muoveremo, forte delle persone che mi accompagneranno. Adesso sono a disposizione dei graditi ospiti, giornalisti e amici per le domande che mi vogliono porre. Grazie, Carlo. Allora, ai giornalisti collegati, io ho già ricevuto una domanda in chat. Gli altri volessero fare delle domande, insomma, possono tranquillamente prenotarsi nella chat di Zoom in modo tale da seguire poi l'ordine. Inizio subito con la domanda di Stefano Manca, Gazzetta del Mezzogiorno. Stefano chiede: per storia personale, il candidato Falangone e le sue liste rappresentano sicuramente il centrosinistra a Nardò. Lo rappresenta oggi anche il Movimento 5 Stelle, già alleato del centrosinistra a Roma e a Bari. Tuttavia, nella coalizione presentata oggi manca un pezzo di centrosinistra, PD e Italia Viva. Ci sono speranze di allargare la vostra coalizione alla fine anche a questi due partiti? A te, Carlo. Sì, grazie Stefano e ti saluto. Io credo che dall'appello che ho fatto è evidente che c'è da parte mia e da parte degli amici della coalizione di poter allargare l'alleanza. Sicuramente, come ho detto, condividiamo con loro un percorso e valori comuni. Quindi noi siamo disponibili a confrontarci, soprattutto e in particolar modo su quelli che sono i problemi della nostra città, quali iniziative intraprendere per uno sviluppo serio del nostro territorio, perché i problemi sono tanti, Nardò ha un grande territorio, e quindi c'è bisogno di unità politica, di unità amministrativa, perché dialogando, confrontandoci sulle questioni che, ripeto, stanno attanagliando le imprese, le famiglie, noi possiamo veramente ripartire e ricostruire per i nostri figli, per i nostri giovani, per la città. Quindi credo lo spazio c'è. In questi giorni mi adopererò anche perché ci si possa dialogare. Ok, vedo che Biagio Valerio ha chiesto la parola a Repubblica e Porta di Mare. Prego, Biagio. Grazie, ciao Carlo. Biagio, buongiorno. Ciao carissimo. Allora Carlo, mi sono appuntato qualcosa, sentendo anche, diciamo, visto che ne ho facilità in un certo... Biagio, hai spento il microfono per errore. Ti voglio chiedere questo, chi perde, chi si mette in gioco rischia di vincere, ovviamente, non è contento, ma rischia anche di perdere, quindi mette in conto di andare all'opposizione. Allora, quello che voglio sapere da te, magari ti faccio più di una suggestione, cioè più di riferimento, così mi fai un discorso complessivo. Quello che ti voglio chiedere è: ritieni negli ultimi anni in cui sei stato all'opposizione di aver fatto un'attività efficace, un'attività che è stata utile, oppure se non ci sei riuscito, per quale motivo questo è successo? Cioè, se non è stata efficace la tua attività in consiglio comunale anche come oppositore, come minoranza, questo perché mettiamo in conto che si possa perdere, quindi mettiamo in conto che tu possa fare anche
un'esperienza all'opposizione consiliare. Anche sul caso delle firme, delle presunte firme false, ho percepito un atteggiamento un po' remissivo, blando, non è questione soltanto di garantismo a livello giudiziario, ma c'è anche un atteggiamento politico che un candidato, no, assume su un episodio, su un evento che potrebbe addirittura, si ipotizza, poter aver invalidato in un certo senso quel risultato elettorale. Quindi insomma ci si aspettava una presa di posizione, una decisione più netta. L'ultima cosa che mi interessa particolarmente è Casili, il vicepresidente Casili ci ha chiarito in parte quello che ti voglio chiedere, però è interessante perché Nardò ha, di fatto a Nardò si sono creati i partiti, le fazioni pro Emiliano contro Emiliano. Il presidente è con alcune persone ed è contro alcune persone perché parteggia in un certo senso con l'amministrazione attuale e viceversa. Quindi è un tema topic, insomma, è un tema caldo, è un tema interessante e la città sembra radicalizzata anche in questo. Allora il tuo atteggiamento in questo senso quale sarà? Si cercherà un approccio? È garantito dalla presenza di Casili? Se c'è un'alternatività del discorso rispetto all'attuale sindaco Mellone, che appare il figlioccio politico del presidente Emiliano, ecco, come pensi di poter scardinare questa situazione che è assolutamente interessante, perché la regione è, ce lo avete anche spiegato, no? il viatico è l'autostrada verso soluzione di problemi importanti per la periferia. Ecco, queste sono le tre cose alle quali, ecco, anche uno spunto per ognuno mi farebbe comodo. Grazie Carlo. Grazie Biagio. Allora partiamo dalla prima domanda, il ruolo da consigliere di opposizione. Devo dire con molta franchezza che in questi 5 anni non è stato semplice fare il consigliere di opposizione, perché abbiamo avuto una maggioranza che ci ha sbarrato in tutti i sensi la strada del dialogo e, per dirla in due parole, è mancata proprio l'agibilità democratica per i consiglieri di minoranza. Io non ho paura di andare all'opposizione perché io ho costruito il mio percorso politico partendo da semplice consigliere di opposizione nei momenti più bui della storia repubblicana, perché c'era Tangentopoli. E mi presentai per la prima volta come socialista e quindi in piena crisi politica io fui eletto consigliere comunale e consigliere di opposizione e quindi ho man mano acquisito esperienza nelle diverse fasi, consigliere di opposizione, poi di maggioranza, fino a svolgere ruoli importanti di assessore e vice sindaco, che mi hanno onorato e gratificato. L'opposizione di quest'anni e rispecchia quello che è il mio carattere. Io per mia natura sono una persona mite, sarà il mio limite, per cui non mi piace la politica urlata, non mi piacciono gli scontri, mi piace avanzare proposte e confrontarmi su quelle proposte, anche sbagliando, però io credo che il compito di ognuno di noi è rappresentare quello per cui è stato eletto, la base su cui vuole lavorare. Io ho ricoperto per quasi 3 anni il presidente della commissione di controllo e garanzia e nonostante la maggioranza, i consiglieri non mi hanno consentito di lavorare come previsto dal regolamento e statuto, io l'ho costituita lo stesso, abbiamo discusso gli argomenti che erano importanti chiarire alla cittadinanza e siamo andati avanti. Nelle diverse commissioni e nei consigli comunali ho espresso quelle che erano le mie considerazioni. Se mi viene chiesto perché non hai urlato, perché non hai tirato fuori la sciabola, e non è nel mio carattere, io sono fatto così. La politica la vedo sempre come confronto e soprattutto quello che diceva
prima cara Gemma, bisogna rispettare i ruoli. Noi, opposizione, comunque avevamo di fronte un sindaco e consiglieri di maggioranza che sono stati democraticamente eletti, svolgono un ruolo. La differenza è che noi abbiamo rispettato i loro ruoli, loro non hanno rispettato il nostro, perché quando uno si definisce il sindaco di tutti, però non consente di far parlare l'opposizione, anzi, li crea ostruzionismo in tutti i modi e nei fatti, per poter poi chiarire argomenti e problemi che riguardano la cittadinanza, io credo che questa dà l'idea di qual è stato il confronto in questi anni di amministrazione. Ed ecco perché io nel mio intervento ho detto che bisogna cambiare rotta, che bisogna parlare di confronto, che bisogna mettere sul tavolo idee e progetti, perché alla gente interessa questo, delle nostre scaramucce, non portiamo polemiche esterne, non portiamo alcun bene alla città, alcun bene ai nostri cittadini. E siccome io penso che ognuno di noi nel ruolo che ricopre deve essere di esempio alla città, e allora ecco, se noi per primi pensiamo solo a litigare o a tirare l'acqua a secondo della nostra convenienza, io credo che questa non sia più politica, ma è soltanto fare il proprio tornaconto personale e politico. E questa è la prima per quanto riguarda il mio compito di opposizione. Per quanto riguarda le firme false, guarda Biagio, io ho preso una posizione molto netta e chiara, ma non solo io, anche le liste che mi stanno sostenendo, perché c'è stato un documento ufficiale. E io ho detto una cosa molto chiara, che la politica non si fa nelle aule giudiziarie. Un'amministrazione che è da parte opposta non può essere battuta con la magistratura. Noi dobbiamo battere questa amministrazione nelle urne. È chiaro che se ci sono delle illegittimità, se è vero quello che viene detto da chi è accusato, che sono state autenticate delle firme non autografe, è chiaro che il sindaco si deve assumere la piena responsabilità e soprattutto deve avere il coraggio, non a noi consiglieri di opposizione, di minoranza, ma alla città, ai cittadini, per sgombrare ogni dubbio, di chiarire le cose di cui viene accusato in maniera molto franca, così come fa gli slogan per altre cose. Lui doveva immediatamente, appena uscita questa notizia, convocare quantomeno la conferenza dei capigruppo o i consiglieri comunali di maggioranza e chiarire ufficialmente questo fatto, al di là del percorso che farà la magistratura. A questo si aggiunge che è stata coinvolta l'onorevole Soave Alemanno, che immediatamente ha presentato un'interpellanza parlamentare, che credo sia il punto massimo di chiarezza su queste questioni. Quindi io credo che il percorso politico, per quanto ci riguarda, per sgombrare il campo da qualsiasi ombra, è stato fatto fino in fondo, perché la politica deve fare il suo percorso, la magistratura deve fare l'altro. E l'ho detto anche apertamente, interferenze nella magistratura, pressioni sulla magistratura noi non ne facciamo. È interesse della politica e della città che prima che si arrivi alle prossime elezioni ci sia chiarezza su questo spiacevole fatto, perché è molto spiacevole. I cittadini devono andare alle urne scegliendo la persona che ritengono giusta per essere rappresentati, ma in piena trasparenza e nella piena legalità. E questa è la seconda risposta. Terza risposta, il rapporto con il presidente della Regione Puglia. Riprendo quello che già ho detto. I rapporti con le istituzioni, indipendentemente dalla propria appartenenza politica, vanno sempre rispettati e mantenuti, perché sarebbe veramente assurdo e impensabile che un presidente di centrodestra
mette a disposizione risorse finanziarie o quant'altro per un comune che è amministrato da un'amministrazione di centrosinistra e viceversa. L'ho detto prima, ognuno di noi ha un ruolo e il ruolo istituzionale è importante, deve essere rispettato e deve essere utilizzato per dare risposte ai territori e ai cittadini. E credo che quello che stia accadendo in questo momento per quanto riguarda la Regione Puglia. Poi c'è un problema politico, è vero, c'è stato questo problema, però forse qualche esame di coscienza dovremmo farlo tutti, perché tutti sbagliamo. Ha sbagliato forse il presidente a non aprire un dialogo di approfondimento con il centro-sinistra per quanto riguarda Nardò. Abbiamo sbagliato noi a non riaprire un dialogo col presidente per quanto riguarda le posizioni. Io credo che questo non significa che non si possano riaprire, che non si possa riaprire un dialogo. Io credo che sia essenziale riaprire il dialogo con la provincia e con la regione, perché la politica serve proprio a questo. Lo dicevamo prima, a dialogare, a confrontarci. Poi si possono fare gli errori, ma gli errori devono essere superati, perché questi possono essere occasioni tutti quanti per esprimerci in maniera più sincera, più naturale, se veramente vogliamo fare politica, per affrontare i problemi. È stato detto che c'è stata strumentalizzazione da parte di Emiliano, di altre persone, del presidente Emiliano, di altre persone per relativamente alla mia candidatura. Io credo che la mia garanzia della candidatura è rappresentata proprio dalle persone che prima sono intervenute, in particolare dal vicepresidente della regione Cristian Casili, che secondo me ha tutta l'autorevolezza per garantire questo sereno rapporto e soprattutto di dialogo con gli enti a livello provinciale e regionale. Per chi si candida, come nel mio caso, ad amministrare un comune, una città, ha il dovere di dialogare con gli altri enti. E io lo farò convinto che il dialogo serve a fare la buona politica. Credo di aver risposto. Grazie Carlo, sì, hai risposto, grazie. Grazie a te. Ok, vedo che si è prenotato Giuseppe Tarantino del Quotidiano. Prego Giuseppe. Sì, grazie. Ciao Carlo, buongiorno a tutti. Allora, negli ultimi anni, Carlo, sembravi, insomma, aver deciso di allontanarti, no? Pian piano dalla politica attiva. Questo già era, come dire, per la città in generale, per il centro-sinistra di Nardò, sicuramente una perdita. Però poi è arrivato, come hai avuto modo di dire tu stesso, è arrivato questo progetto che insomma in qualche modo ha riacceso in te il sacro fuoco della passione politica, della passione politica attiva, no? Mi chiedo, ritieni che questo progetto che sta ufficialmente partendo oggi e che, come hai detto, è aperto anche, no, ad ulteriori e credo graditi poi contributi da parte di altre forze politiche, ritieni questo progetto un progetto, diciamo così, tra virgolette, a scadenza, nel senso da esaurirsi nell'arco di questa amministrazione, di queste amministrative, considerata che c'è, come si diceva prima, anche la possibilità, no, di non vincere. E quindi, una volta finite passate queste amministrative, il tuo compito sarà finito, oppure invece, come credo
ci sia bisogno, sia per te un progetto più a lungo termine, un progetto davvero di ricostruzione del centro-sinistra Nardò, sia esso al governo, sia esso all'opposizione, al di là del risultato delle prossime amministrative, considerato che, a proposito di opposizione, dell'attuale opposizione, l'azione in questi anni da parte della minoranza si è rivelata non proprio efficace, considerato che quello che è il diciamo il fronte alternativo all'attuale amministrazione si è presentato al momento in una in forma come dire in ordine sparso, assolutamente sparso, non è riuscito a trovare una sintesi, a creare ma soprattutto in questi anni non è stato capace, secondo me, di proporre ai cittadini una visione diversa, un progetto diverso di città, in grado di convincere i cittadini che esiste altro oltre alla proposta dell'attuale amministrazione. Allora, ecco, queste dimostrazioni, queste lacerazioni, poi queste divisioni si sono trascinate, si sono poi portate fino alle conseguenze che abbiamo sotto gli occhi. Il tuo progetto parte oggi e parte con quale, appunto, intenzione? È un'intenzione davvero di ricostruzione del centro-sinistra e attraverso che cosa, attraverso quale strumento? Considerato che finora, insomma, sembra non aver funzionato nulla per riportare tutti intorno ad un'idea ed un progetto comune. Grazie Giuseppe. Sì, in parte è vero quello che tu dici. In questi ultimi anni mi ero un pochettino, come dire, lasciato andare su un attivismo per come sono fatto io in consiglio comunale, ripeto, è dovuto per le cose che ho detto prima a Biagio, perché a me la politica piace farla veramente con passione, quindi non è retorico quando dico che il confronto è proprio la linfa della politica, e quindi venendo meno questo mi lasciava un pochettino disorientato all'impegno che invece volevo assumere, oltre che ad essere sincero, per impegni pure professionali. Il motivo anche era perché io credo, e l'ho già detto nel mio intervento, bisogna comunque preparare la nuova classe politica. Bisogna guardare già, a cominciare dal sottoscritto, guardare alle nuove generazioni, perché poi bisogna veramente dare spazio ai nostri ragazzi. Sicuramente sono molto più preparati e più bravi pure almeno di me, e quindi è bene. Però noi abbiamo il dovere, come ho detto, di aiutarli e accompagnarli. Quindi stavo pensando a fare un passo indietro, però aiutare chi voleva o ha voglia di mettersi in discussione e partecipare attivamente alla vita politica. Poi che cosa è successo? Che i signori che sono qui presenti mi hanno solleticato e mi hanno presentato questo progetto politico che volevano avviare, che, come tu hai detto, non è un progetto politico a breve. Intanto voglio dire questo con estrema chiarezza: io con gli amici scendiamo in campo per vincere, perché uno ovviamente mette in conto le difficoltà e comunque
la possibilità di perdere, ma noi scendiamo in campo per vincere. E questo, e le condizioni ci sono. Ecco perché ho richiamato anche e ho fatto l'appello alle altre forze, perché l'unità ci può consentire di raggiungere questo obiettivo. E questo progetto politico che io ho abbracciato da subito e che mi ha ricaricato della passione politica che ho avuto in tutti questi anni è perché non è di corto respiro, ma un progetto che andrà avanti al di là del risultato che ci sarà. Anzi, ti dirò di più, Giuseppe, se malauguratamente dovesse andare negativo, significa che costruiremo le fondamenta ancora più solide per preparare evidentemente la futura classe politica che poi potrà amministrare la città di Nardò. Quindi io sono del parere che nessuna sfida è impossibile e la storia ce l'ha dimostrato. Scendiamo in campo per vincere, intanto lavoriamo per raccogliere l'entusiasmo e il consenso delle persone che ci vogliono stare a fianco. Ok, grazie. Bocca al lupo. Passo la parola a Cosimo Potenza, Deodora Salento. Prego, Cosimo. Sì, grazie. Carlo, complimenti per questo coraggio che hai avuto per riproporti nuovamente in una politica che in questi ultimi 5 anni è stata prettamente gestita dalla giunta comunale, non certamente da un governo, ovviamente c'è stato un contraddittorio nell'aureo consigliari. Faccio subito una domanda molto breve, perché gli altri colleghi ovviamente sono stati molto esaustivi in questo merito. La politica fatta ovviamente nel riproporre cose già viste, cose ormai ridette, programmi che ovviamente verranno ridetti e confrontati con tessuto sociale, quindi tutto sommato nulla di nuovo su queste sponde. Però Carlo, io ti devo fare adesso una domanda ovviamente pertinente, visto che in questi 5 anni abbiamo visto, come ha detto giustamente Giuseppe Tarantino, come ha detto giustamente anche Biagio Valerio, un'opposizione che non è stata opposizione, non ha avuto quella ferve, quel tessuto così forte nel controbattere. Si è sottolineato a più riprese per quanto riguarda il confronto non mai democratico, ma soprattutto molto acceso. Ricordiamoci per esempio il 28 marzo con la famosa frase di Mellone verso la famiglia siciliana, devo dire. Carlo, ti faccio solo una domanda. Questa campagna elettorale si presenterà in salita soprattutto per quanto riguarda un'opposizione a che fare con il pragmatismo melloniano, oppure vedrai degli spiragli, perché a ottobre si andrà a votare, quindi degli spiragli in cui tutta la sinistra si potrà convergere in un solo candidato? O come ogni tornata elettorale il voto sarà ovviamente dispersivo, visto considerato che le votazioni comunali sono di per sé un confronto ovviamente fra varie fazioni e ovviamente i movimenti politici senza la presenza dei partiti politici nazionali l'hanno data per ragione. Ovviamente nulla toglie a quello che è ovviamente il tuo spessore con diciamo la tua preparazione politica, visto considerato il tuo documentato percorso politico nell'amministrazione di Marcello Risi. Ti faccio soltanto questa domanda, poi ovviamente a te la risposta. Grazie. Grazie Mino. Guarda, io non credo che l'opposizione in questi anni sia stata dormiente. Basta andare a vedere la stessa stampa di cui voi siete stati, voglio dire, protagonisti per quanto riguarda gli articoli, ma anche le stesse delibere, le stesse commissioni consigliari, consigli comunali, dove noi abbiamo sempre accusato l'amministrazione e criticato di questioni che non potevano dare risposte alla città, no? Non ultima quella anche sulla pandemia, però
come sempre, come nell'abitudine di questa amministrazione, pensa, ecco, per esempio, già il fatto che nella nostra città non si celebrino i consigli comunali, non vengano convocati i consigli comunali per le interrogazioni consigliari, che sono lo strumento minimo per l'opposizione di avere e di sapere, di conoscere su alcuni fatti le questioni che l'amministrazione sta trattando. Io penso che è un fatto gravissimo. Il fatto che la commissione di controllo e garanzia, che come il termine stesso dice, è a garanzia dei cittadini, non dei consiglieri d'opposizione, e che non funziona perché tutti quanti i consiglieri di maggioranza costantemente si sono assentati per creare ostruzionismo e non dare la possibilità alla commissione di lavorare, credo che questo già la dice lunga su quello che è il rapporto tra maggioranza e minoranza. Il fatto che ogni proposta che veniva dalla minoranza veniva bollata come proposta vecchia, demagogica, io credo non è questo il modo di amministrare, perché Meloni ha pensato e pensa ancora che sia sempre all'opposizione, non si rende conto che è sindaco di una città e che è 5 anni che l'amministra, per cui tutti i meriti sono suoi, tutti i demeriti come quello dell'aumento, mi dispiace dirlo, dell'aumento anche dei casi della pandemia, sono colpa o della minoranza o dei cittadini. Allora io credo che bisogna cambiare la narrazione, bisogna cambiare la narrazione, bisogna parlare veramente con il cuore e con lealtà alla gente, perché la gente ha difficoltà ogni giorno, ha un sacco di problemi ogni giorno e noi non possiamo stare a raccontarci queste cose se non confrontarci a come risolvere i problemi di questa nostra città. Dall'esterno viene vista come una opposizione che non ha lavorato. Vi dico che non è così. Noi veramente abbiamo fatto il massimo fino ad arrivare a questi spiacevoli scontri che non possono far parte della storia politica della nostra città. Non possono, non si può arrivare a un confronto di insulti, di denigrazioni e di mancato rispetto in chi democraticamente ha ricevuto un ruolo da cittadini all'interno dell'assise comunale. Non si può dichiarare il sindaco di tutti e poi non riconoscere, non rispettare l'opposizione che rappresenta il 50% della città. Scusatemi, ma di che stiamo parlando? Io credo che il confronto, una maggioranza che si propone per il nuovo, una maggioranza che vuole dimostrare di essere diversa dal passato, deve saper dialogare con l'opposizione. Noi abbiamo trovato portoni sbarrati, anche fisicamente. Allora, io dico, ecco, torniamo alla buona politica, confrontiamoci, mettiamo sul tavolo quelli che sono i problemi della città e ognuno, con le sue idee, con le sue proposte, la dice com'è, poi quella che effettivamente può dare un risultato migliore per la crescita, lo sviluppo, il bene della nostra città, viene portata avanti. Non c'è bisogno, vuol dire, chi sta, io ho fatto parte, sono stato vice sindaco, ho fatto parte, no, della gestione della città, e non devi aver paura dell'opposizione, perché quando hai, come dice lui, il potere nelle tue mani, non devi avere, anzi, devi lasciare maggior spazio all'opposizione, perché l'opposizione ha bisogno di conoscere come si sta muovendo il governo della città e ha bisogno di sgombrare il campo da ogni dubbio perché l'attività amministrativa sia trasparente e fatta nell'interesse di tutti. Io credo che questo noi abbiamo fatto, forse all'esterno non viene percepito, ma io ne approfitto veramente per ringraziare i colleghi consiglieri comunali di minoranza che hanno lavorato con grande impegno, con grande tenacia, non si sono mai sottratti a niente
In tutte le circostanze abbiamo lavorato e abbiamo dimostrato di dare per quello che era nelle nostre possibilità delle risposte alle questioni che i cittadini ci hanno fatto avere. Grazie Carlo. Grazie a te. Perfetto. Un'ultima domanda e poi possiamo chiudere. Da Carmine Sanasi di Agora Notizia. Allora, sono due domande in realtà. Dopo essere stato amministratore di Nardò per oltre 25 anni ed aver ricoperto ruoli importanti come vice sindaco e assessore al welfare, quali sono le sue proposte? La seconda domanda è invece il tema case popolari è giunto alla cronaca pochi giorni fa, quindi è qualcosa di precedente all'attuale amministrazione. Quali sono state le vostre politiche quando eravate al governo? A te Carlo. Allora, l'ho già detto prima, il programma lo faremo con, no, con i cittadini, non lo faremo noi, lo dobbiamo costruire, sarà un percorso che faremo con tutti quanti e quindi verrà costruito in base a quello che ci daranno i cittadini stessi e sarà partecipativo. Questa è una cosa fondamentale, perché la politica deve tornare a dialogare e a confrontarsi con i cittadini, non tra di noi, ma con i, come diceva prima l'onorevole Gemma, bisogna ritornare a fare la politica semplice, quella di stare in mezzo alla gente, cercare di percepire quelli che sono i loro bisogni e cercare nelle possibilità che ognuno di noi ha di dare delle risposte. E questo credo che, e se non si fa un percorso partecipativo e inclusivo di tutto quel, di tutto quello che è il tessuto della nostra città, non si può, perché noi possiamo scrivere tutte le più belle cose di questo mondo, ma se non interessano ai nostri cittadini non servono a nulla, l'abbiamo fatto solo per soddisfare il nostro egoismo. E allora bisogna ripartire dalla strada, dalla gente. Io la intendo in questo modo e penso anche che gli amici che sono qui con noi e che mi sosterranno la pensano allo stesso modo. Non è vero che riproponiamo le stesse cose del passato. Noi nel passato abbiamo amministrato in maniera molto pragmatica e abbiamo dimostrato con quello che c'è nella città delle cose che siamo riusciti a fare, ma questo voglio dire poi sarà in altri momenti occasione di confronto. Credo che se io dovessi scegliere una priorità nella scaletta delle cose da fare, per esempio bisogna al più presto mettere mano al PUC. Questo per quanto riguarda il discorso del programma. La seconda domanda, scusa Salvatore, qual era? Allora, riguardava la situazione delle case popolari. Anche qui c'è stata una denuncia da parte dell'onorevole Donno per quanto riguarda delle questioni molto particolari che anche lì c'è un intervento della magistratura e quindi facciamo fare il percorso alla magistratura. Cosa, il mio auspicio è questo, ecco, che la magistratura faccia quanto prima possibile questa chiarezza su queste questioni, perché è giusto che i cittadini abbiano risposte chiare e trasparenti. I problemi che ci sono, lo dicevo prima, non è che le questioni spinose che adesso arrivano nelle mani di questa amministrazione sono della vecchia. Sono passati 5 anni, Carmine, sono passati 5 anni, non sono più 5 mesi, sono passati 5 anni, questa amministrazione poteva sicuramente capovolgere la città in bene, ovviamente, e rivoluzionare la città in bene, naturalmente. Se questi problemi non sono stati risolti, come quello delle case, ne dico una, la lancio così. A me va bene se il discorso dei rondò, sì, delle piste ciclabili, però
forse non c'è stata una visione e una progettazione di priorità su cui bisognava lavorare. Perché se tutti sapevamo e sapevamo che c'è un'emergenza abitativa nella nostra città, ma perché non si è fatto lo sforzo di impegnare risorse comunali, regionali, se ci sono, a costruire nuovi alloggi e invece lasciare che ci sia la guerra tra poveri e poveri? Non è possibile. Allora, le priorità bisogna saperle individuare e poi mettersi a lavorare. Non ci si può svegliare la mattina e decidere di fare una cosa senza sapere se questa poi può avere una ricaduta positiva nella qualità della vita e nel miglioramento del nostro territorio. Io la penso così. Allora, questo discorso degli alloggi arriva perché in questi 5 anni non si è addirittura manco fatto l'aggiornamento della graduatoria per quanto riguarda la partecipazione a chi ne ha bisogno. Non è stato mai fatto il bando di aggiornamento. L'ultimo bando risale a quando io ero assessore. Quindi, non stiamo parlando di 5 mesi, stiamo parlando, Carmine, di 5 anni. In 5 anni è possibile che non si può mettere mano a un bando per le case popolari, per aggiornare la graduatoria? Ecco, allora, ci saranno sicuramente altri incontri da qui fino alla data delle elezioni. Approfondiremo tutti questi temi in maniera dettagliata e con dati alla mano, perché secondo me la città ha bisogno di chiarezza, la città ha bisogno di essere informata su queste questioni. Non si può sempre tornare al passato. Dobbiamo guardare al futuro. Perfetto, non ci sono più domande. Quindi grazie a tutti i giornalisti presenti per questo confronto molto diretto e franco e grazie anche a tutti i cittadini che su Facebook avrai un bel po' di messaggi da leggere, Carlo, hanno commentato la diretta. Abituato a confrontarmi con loro e ad ascoltarli, perché questo è il bello della politica. Quindi niente, grazie a tutti gli ospiti e alla prossima. Grazie. Grazie, grazie a voi. Ciao a tutti. Ciao. A tutti. Ciao a tutti. Ciao.